La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, annesso a pubblici servizi, e il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali, stiamo parlando dei beni dello Stato, al patrimonio indisponibile degli enti locali come strade, corsi e piazze. Vediamo subito insieme il filmato. Diciamo che l'occupazione di suolo pubblico è regolata da una recente delibera del Consiglio Comunale del 26 settembre 2014. È una delibera che comunque è estremamente articolata a seconda della tipologia degli esercizi, a seconda della modalità di eventuale eccedenza, a seconda della presenza anche di cavi di collegamento per illuminazione e varie cose del genere. Noi, come abbiamo visto per quanto di recente è successo a Via Partenope, in cui praticamente i locali, le pizzerie e insomma, le altre attività di ristoro che si erano messe in questa strada, che per il PGTU ricordiamo sarebbe un asse viario di collegamento primario, per lungo tempo praticamente non c'è stato nessun intervento, nonostante si segnalasse che avevano occupato sempre più spazio, fin quando poi c'è stato un blitz che ha costretto, diciamo, molti locali a togliere tavolini, a ridurre le loro dimensioni sul suolo pubblico. E è stato fatto anche un blitz a Portalba, dichiarando che i banchetti per le librerie che erano, diciamo, lì a Portalba non erano autorizzati, sebbene in quel caso si trattasse di un qualcosa di storico. Comunque, praticamente si ha la sensazione che la Polizia Municipale spesso non sia in grado di controllare queste situazioni, proprio perché appunto vediamo che i comportamenti sono abbastanza i comportamenti irregolari sembrano abbastanza diffusi e abituali. Non sappiamo spesso nemmeno appunto tanti negozianti che occupano il marciapiede con la loro merce se effettivamente siano autorizzati a farlo, in che maniera. Poi a Napoli c'è l'abitudine, che spesso è stata segnalata anche da un nostro collaboratore, come Assutenti, Sabino Genovese, da parte ad esempio, degli esercizi di alimentari e fruttivendoli, di occupare il marciapiede antistante il locale, che oltre a creare problemi delle volte anche magari ai disabili che passano con una carrozzina, espone la merce anche, diciamo, agli scarichi, allo smog, senza che però, diciamo, venga eccepito nulla per questo tipo di comportamenti. Noi pensiamo che, come ad esempio accade per le attività commerciali dei negozi, che praticamente pagano in base, pagano l'IVA, pagano l'IRPEF, in base, diciamo, alla tipologia del negozio, con dei parametri abbastanza unificati per tutti, così dovrebbe avvenire anche per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Saluto gli ospiti in studio, il comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito, benvenuto, il maggiore Gerardo Marinelli, comandante della sezione di rite e proprietà intellettuali e individuali del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, benvenuti ad entrambi. Insomma, comandante, come ha sentito dall'intervista, non sono sufficienti i controlli. Le problematiche che sono state evidenziate sono alla nostra particolare attenzione. Infatti si parlava di blitz, non si tratta mai di blitz, ma si tratta di controlli programmati che ne assicuriamo nel tempo. Vale la pena ricordare che, per esempio, in una zona particolare come quella di Chiaia, una verbalizzazione per un metro di occupazione di suolo in eccedenza corrisponde a 700 euro di COSAP. Quindi molto spesso ci capita di verbalizzare persone che cedono 10, 20, 30 metri e noi procediamo in questo senso Quello qua. che stiamo vedendo sono le immagini del Vomero. Io le devo però
chiedere, è possibile in alcune particolari zone, se vogliamo, non dico chiudere un occhio, mi spiego, l'attività, il commercio in questo momento è in ginocchio. Proviamo a immaginare lungomare liberato, proviamo a immaginare che prendono due tavolini in più, non essendoci praticamente nulla lì, se non grazie al cielo questi tavolini benedetti, che sono tutti quanti legalmente dove stanno, ma è possibile chiudere un occhio? Cioè quel metro in più, loro la cosa la pagano anche quando piove. Chiudere un occhio non possiamo farlo, perché la nostra attività ci impone il rispetto delle norme e delle regole, quindi non possiamo, in autonomia, non siamo giudici, siamo esecutori di normative, siamo operatori di diritto, e quindi questo è quello che siamo chiamati a fare. Voglio anche dire questo, che grazie a Dio la nostra città sta vivendo un momento particolarmente positivo, la città è piena, le strade sono piene di turisti, e quindi che affollano bar, ristoranti, pizzetterie e quant'altro. Capisco anche che quello che abbiamo sul lungomare di Via Partenope in questo momento è il vero oro di Napoli, perché non c'è manifestazione importante che non si svolga in quell'ambito. Quindi capisco tutta la valorizzazione possibile, le regole vanno rispettate, noi non possiamo chiudere occhi, siamo chiamati a farle applicare. Ecco, però bisognerebbe avere occhi e occhi, nel senso, va bene Via Partenope, poi ci sono alcune zone dove evidentemente forse non siete sufficienti come numero di personale, non si riesce poi a dare realmente il controllo. Come siamo messi con la contraffazione? La contraffazione è un problema atavico di questa città, è un problema storico. La Guardia di Finanza, dal canto suo, effettua una vasta gamma di controlli per quanto riguarda tanto la contraffazione quanto la sicurezza dei prodotti. In base alle facoltà ovviamente conferite dal decreto legislativo 68 del 2001, la Guardia di Finanza, con i diversi reparti del corpo che tendenzialmente dividiamo tra controlli effettuati da reparti territoriali e controlli invece eseguiti su delega dell'autorità giudiziaria, effettua controlli e nei porti e negli aeroporti e controlli da parte dei reparti territoriali su strada, e soprattutto quello a cui si tende da ultimo, anche dalle ultime circolari interne, quelle che sono le indagini sulle grosse organizzazioni criminali che ripongono i propri interessi nel mondo della contraffazione o comunque dei prodotti insicuri, perché abbiamo ricostruito in diverse indagini i volumi di affari che ci sono dietro alla contraffazione. Sono notevoli, sono milioni di euro che noi abbiamo trasformato, per fortuna siamo riusciti a trasformare in sequestri preventivi, quindi di beni mobili, immobili, autovetture e quant'altro, anche nella forma per equivalente, e anche nei confronti di clan, di organizzazioni camorristiche. Maggiore, va fatta una distinzione, il venditore spicciolo paga la criminalità organizzata? Il venditore spicciolo è la nota di colore della contraffazione, però è diciamo che è l'ultimo terminale di un qualcosa che a lui stesso sfugge. In realtà, come dicevo prima, se andiamo a vedere a monte i volumi di affari che muovono le grosse organizzazioni criminali, che forniscono pure quell'ultimo venditore, quell'ultimo magari cittadino extracomunitario che troviamo per le strade di Napoli, i volumi di affari sono veramente spaventosi. Questo sia se è coinvolta nel mercato della contraffazione la criminalità organizzata, sia se è coinvolta la criminalità comune, ma in forma comunque associativa. Comandante, quante persone sono su strada in questo momento? Quante ne vedremo? Da poco è stato fatto il concorso, dove ricordiamo anche quel piccolo incidente di percorso dove gli storici della Polizia Municipale se la sono dati di santa ragione. Il concorso si trattava di una prova selettiva interna, quindi è ovvio che non aumenterà il numero degli operatori. Nel 2013 questa amministrazione ha proceduto all'assunzione di 98 persone che già stanno tutti quanti per strada. L'impegno e l'interesse è quello di, quanto prima, di fornirli di divise. Credo che entro il mese di marzo riusciremo ad accogliere questo obiettivo, di avere un collegamento radio all'altezza. Si sono messe in piedi tutta una serie di procedure per cui
dovremmo quanto prima avere un salto di qualità, non tanto nell'impegno del personale che per la verità c'è, ma proprio per quanto riguarda l'organizzazione. Siamo a ridosso di Natale, i varchi attivi quali sono? Diciamolo in I varchi delle ZTL attualmente sono quelli del centro storico, ormai che sono un po' entrati a far parte del quotidiano napoletano, Piazza Dante, Mezzocannone, Via Duomo, mentre invece tra poco entrerà in attività anche il varco di Via Morelli che è previsto per i fine settimana. Il mercato delle grandi marche è solo un aspetto della contraffazione, se vogliamo, perché bisogna ricordare che oramai soldini non ce ne sono più, la gente compra tutto, compreso roba usata. Ci sono multe elevatissime per chi acquista. Sì, è solo un aspetto della contraffazione, perché noi dalle nostre indagini abbiamo rinvenuto prodotti contraffatti che non sono solo prodotti d'abbigliamento, ma sono prodotti di cosmesi, sono farmaci, sono medicinali, profumi. Sono profumi, sono pezzi di ricambio di auto, oltre ai famosi CD, DVD e quant'altro. Diciamo che non c'è settore allo Stato che non soffra della contraffazione, quindi del fenomeno della contraffazione. Il problema è trovare le giuste contromisure ad un fiume di merce che arriva ogni anno, soprattutto purtroppo dall'Estremo Oriente. Dalle ultime stime fatte a livello comunitario ci danno un 67% di prodotti contraffatti su quelli sequestrati in tutta Europa di provenienza dall'Estremo Oriente. Purtroppo l'Italia è uno dei paesi che non solo importa merce contraffatta dall'Estremo Oriente, ma è uno dei maggiori produttori. Ma Giorgio, lei ha scritto un libro? Ha scritto un libro proprio sulle vicende, vicende in parallelo, diciamo, tra quello che è accaduto, perché lei ha vissuto gran parte della sua esperienza professionale a Milano e Napoli. Ci dà una stima facendo proprio il parallelo tra Napoli e Milano? Allora, il mercato della contraffazione tra Napoli e Milano è estremamente diverso, perché Milano è un posto di arrivo, è un terminal, è un hub di arrivo di merci contraffatte, per lo più di provenienza cinese, indiana, paesi africani, ma comunque un hub d'arrivo, un luogo di stoccaggio di grossissimi quantitativi di merce contraffatta. A differenza di Napoli, dove è vero che c'è il porto commerciale presso il quale anche lì la Guardia di Finanza, durante i numerosi controlli effettuati da parte del gruppo Porto, effettua numerosissimi sequestri, e quindi anche Napoli è un punto di arrivo, un punto d'approdo di merce contraffatta, però è altrettanto vero che dalle indagini delegate da parte della direzione del settore antimafia emerge che a Napoli è un luogo di produzione tra i primi sicuramente in Italia, se non addirittura in Europa, e i sequestri di opifici, sequestri di magazzini, sequestri di depositi effettuati anche nel corso del 2014 testimoniano proprio questo. Parliamo di, a livello di comando provinciale, di quasi 5 milioni di prodotti contraffatti solo dal 1 gennaio ad oggi sequestrati. Abbiamo in collegamento telefonico Marta Leonori, assessore al commercio del Comune di Roma. Assessore, mi sente? Sì, buongiorno. Assessore, lei ha fatto una ottima battaglia, non dico risolvendo il problema delle, chiamiamole, bancarelle selvagge, ma cercando di contenere il fenomeno. Come ha fatto? Ah no, magari risolvere. Stiamo avviando una serie di provvedimenti che stanno riportando in maggiore ordine sia le bancarelle che i tavolini, che comunque il commercio su diverse occupazioni di suolo pubblico. E abbiamo lavorato intanto facendo entrare in vigore i cosiddetti piani di massima occupabilità, quindi le superfici autorizzate per i tavolini che erano state adottate dalla scorsa consigliatura con dei provvedimenti. E in questi giorni stiamo lavorando per la nuova delibera occupazione di suolo pubblico, prevedendo anche un catalogo degli arredi, così come hanno ad esempio a Venezia, autorizzato anche dalla sovrintendenza, che qui a Roma ha una sua certa importanza, per dare maggior decoro e per semplificare anche le procedure. E sulle cosiddette bancarelle abbiamo reinserito alcune regole che qui a Roma non c'erano.
il notaio per l'affitto di rame d'azienda, la conferenza di servizio per gli spostamenti e all'inizio del prossimo anno presenteremo anche un prontuario che riassume tutte le regole che vanno rispettate, che abbiamo elaborato insieme alla Polizia Locale e anche con uno strumento di comunicazione per quegli operatori che poi gestiscono i banchi quotidianamente, che per ribadire, per riassumere le norme a cui si devono attenere e anche le sanzioni a cui vanno in corso. In questo stiamo mettendo in campo una serie di controlli con Polizia Locale e, per quanto sentivo, si parlava delle merci contraffatte anche con la Guardia di Finanza, con cui abbiamo un protocollo firmato in prefettura. La ringrazio molto, Assessore, grazie ancora. Dunque, controlli serratissimi, questo prontuario, lo scontrino fiscale che andrebbe fatto, insomma, tutte cose. Noi ci stiamo avvicinando, ma siamo ancora un po' lontani anni luce, dall'idea del registratore di cassa sulla bancarella autorizzata, vero? Diciamo che noi il primo problema che stiamo affrontando è quello proprio di limitare l'abusivismo commerciale che è completamente abusivo, quindi non Esatto. potrà certo avere un registratore di cassa. E ci capita poi a valle di incontrare prodotti contraffatti, come nel caso che dicevamo, proprio di questi giorni abbiamo fatto alcuni interventi presso negozi di cittadini asiatici che vendevano luminare o addobbi natalizi che senza marchio, cioè quindi pericolosi perché avrebbero potuto potenzialmente essere pericolosi per incendi. Oggi abbiamo fatto un sequestro per quanto riguarda materiale, giocattoli senza le dovute. Quindi c'è tutto un ragionamento, un discorso che è partito rispetto agli anni scorsi. I controlli di polizia ambientale rispetto allo scorso anno sono aumentati di oltre il 5%, nonostante il personale. Comandante, avere l'autorizzazione è cosa semplice? No. No. È semplice. No, bisogna avere i requisiti, se No, non si hanno i certo. No, requisiti certo, è chiaro che non. partendo dal presupposto base, che i requisiti ci sono. Certo, Ecco. avendo i requisiti, una licenza di commercio anche itinerante è possibile averla. È chiaro che non si può andare ad esercitare in luoghi via Roma, il lungomare o i posti pregiati in cui sono molto attrattivi per i turisti, ma anche per gli stessi napoletani. È chiaro che là questo tipo di commercio non si può fare, è vietato, e noi facciamo interventi proprio per diciamo, impedirlo in questi ambiti. Si stanno spostando e allargando sempre di più, nel senso che se prima era Piazza Garibaldi il fulcro del souk, tolto quel mercato, perché poi insomma quando le cose si vogliono fare in questa città si fanno, tolto da lì si sta allungando, sta arrivando fin quasi Piazza Borsa. Purtroppo sì, perché comunque il mercato del contraffatto è un mercato remunerativo. È un mercato remunerativo per cui si alloga dove meglio crede e dove comunque riesce ad avere una clientela, comunque una forma di visibilità. Sono i posti di Napoli maggiormente frequentati anche dai turisti, voglio dire che vedono la presenza poi degli abusivi piuttosto che delle cosiddette bancarelle su cui troviamo un po' di tutto Se lei contraffatto. incontra il turista che è svedese che viene e si compra la cintura contraffatta, gliela fa la multa. Allora, il verbale e la sanzione amministrativa è prevista. No, perché è dura, Ovviamente però è è dura dura. perché è una sanzione importante. Parliamo di diverse migliaia di euro, anche per un singolo pezzo. Ovviamente l'idea sarebbe quella magari di rivedere la sanzione, perché è giusto che anche il cliente venga in questo senso sanzionato, Certo. perché è ovviamente consapevole il Però cliente. malincuore, questo va detto, a malincuore. Si fa perché si deve, un po' come si allarga Dura il lex sed tavolo. lex. Benissimo. Vale Noi però la pena dire che su Corso Umberto ormai non c'è più il fenomeno, si trasferisce ma nelle strade secondarie, laterali, perché dove c'è contrasto ovviamente perché perdono la merce. E chiaramente se li trovi su via Roma in cui c'è una forte affluenza diventa complicato perché mi è capitato personalmente, in qualche caso per scappare raccolgono velocemente le lenzuola e rischiano di travolgere le persone. A me è capitato proprio con un bambino in un passeggino che stavano travolgendo, quindi Comandante, si bisogna rende un un equilibrio per equilibrio. evitare il verificarsi di incidenti.
La gente non ha tanti soldi, questo lo dobbiamo dire. Se vanno ad acquistare sulla bancarella, semmai proprio completamente illegale, lo fanno perché veramente hanno necessità, questo bisogna ricordarlo. Lo ricordo anche ai nostri telespettatori perché insomma il momento è complicato per tutti. Fuori onda, quando noi dicevamo è dura, bisogna farla, insomma la sanzione va fatta perché è, però a volte è più pesante che in altre, questo bisogna puntualizzarlo. L'ultimo argomento che trattiamo, brevissimo perché l'abbiamo già affrontato, il commercio dei farmaci online. Commercio di farmaci, questa è una nuova frontiera del mercato della contraffazione. È una nuova frontiera e mi riferisco in particolare ai farmaci, i cosiddetti PDE5I, che sono i farmaci relativi alle disfunzioni degli organi sessuali, e piuttosto che farmaci antitumorali, perché ecco, dalle indagini è emerso anche questo, sì, nelle indagini condotte dalla Guardia di Finanza in giro per l'Italia, non qui a Napoli, è emerso che sono stati rinvenuti sul territorio nazionale farmaci di importazione, ovviamente, perché come sistema farmaceutico l'Italia è all'avanguardia non solo in Europa, insieme a pochissimi altri paesi dell'Unione Europea. Però sono stati rinvenuti in Italia dei farmaci antitumorali piuttosto che i famosi PDE5I, piuttosto che costa tutto meno, vero? Costa tutto molto meno, molto meno. Io credo che bisogna ricordare ai telespettatori di diffidare. Assolutamente sì. Io vi ringrazio di essere stati con noi. Noi ci rivediamo puntuali dopo le festività. Dunque, buon Natale. Mi auguro che il 2015 sia migliore di quello che stiamo lasciando, ne sono sicura. E ci ritroviamo subito dopo la Befana. Grazie ancora.